Giuliano, sa che te sei così contento? Come per l'autunno? Ah, te gai proprio reson con le foglie tutte colorate. Ma sa come che si disse adesso? Gen termine moderno, sat? Foliage. Eh sì, perché tu hai foglie zalde rosse non ne va più bene. Comunque, savele proloco che autunno che le va preparà? Altro che foliage. Sigla! La prima brezza autunnale la ne arriva dalla Proloco de Trent, che la organizza un evento mega. A loro la parola. 24, 25, 26 settembre, degustazione, approfondimenti, laboratori e show cooking in 3 giornate ricche di eventi che partendo dalle radici della tradizione passeranno attraverso la sperimentazione culinaria per un'esperienza all'insegna del gusto e della qualità. Un evento per intenditori appassionati e amanti della buona cucina che desiderano conoscere i sapori di questa meravigliosa terra. Vi aspettiamo! Ma resta sentata di zoo perché non l'hai finita qua! Un altro grande evento le ha le porte. A Giovo, dopo 2 anni, torna la festa dell'uva. Finalmente torna la festa dell'uva. A Giovo vi aspetta un lungo weekend di eventi, dall'Escape Village alle degustazioni fino all'immancabile sfilata dei carri. Un evento da non perdere. Scoprite tutto il programma sul sito della festa. Massa, sto weekend avevo l'imbarazzo della scelta. Adesso ne spostan a Carisolo, endo che la Proloco la pensa a far rivivere le malghe abbandonate. Un tavolo di confronto sul recupero e la valorizzazione delle malghe in disuso. La Proloco di Carisolo punta a dare nuova vita alle malghe abbandonate. È un argomento che vi sta a cuore? Partecipate al convegno. Trovate tutti i dettagli sulla pagina Facebook della Proloco. A miel Giuliano parteciperen con il cor. Anche perché sto weekend saremo impegnati con gli eventi chi a Trent per il 140esimo, non vede l'ora. Vi ricordiamo, sabato sera che è la commedia al Colle San Sebastiano, la domenica mattina invece che è il convegno, 140 anni di partecipazione, e poi a seguire il Disnaro. Noi ne vediamo la settimana che viene e alla prossima!